Tragedia sfiorata a Follonica, dove nelle fasi preparatorie del primo corso mascherato, valido per il Carnevale 2023, un grave incidente ha causato il ferimento di 3 persone che stavano eseguendo interventi propedeutici alla sfilata. Per cause in via di accertamento è parzialmente crollata la caricatura di una mega vettura in cartapesta appartenente al rione Senz'Uno. In fase di montaggio del carro, quando la struttura era praticamente già quasi completamente fissata, c'è stato un cedimento in una parte che supporta appunto la struttura, quindi la maschera. In questo caso la macchina era regolarmente costruita e non ha avuto problemi, la macchina in sé per sé, il problema è stato nel supporto che, sulla quale era stata fissata. Sono stati 3 volontari del rione che sono stati feriti da questo incidente, sono attualmente in osservazione all'ospedale di Grosseto, io li ho sentiti praticamente in maniera continuativa da questa mattina fino adesso, le condizioni non sembrano fortunatamente critiche. A Follonica non è la prima volta che capitano eventi di questo tipo, ciò nonostante la fiducia nei confronti degli addetti ai lavori sembra proprio non risentirne. È stata una casualità, in questo caso sfortunata, e per fortuna successo in un momento comunque sia in cui erano in costruzione carri che vengono smontati e rimontati ogni volta prima dell'inizio del carnevale. Prima di creare troppe polemiche analizziamo bene le varie situazioni. Lei continua a venire al carnevale? Volentieri, sempre.